Una manovra acrobatica, poi il volo in picchiata e il terribile schianto in mare. Un tragico incidente aereo è costato la vita al capitano Gabriele Orlandi, 36enne originario di Cesena. Il pilota si stava esibendo a bordo di un Eurofighter prima dello spettacolo delle frecce tricolori sul lungomare di Terracina Latina domenica pomeriggio, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato in acqua morendo sul colpo davanti agli occhi dei genitori e della fidanzata che per lo shock ha avuto un malore. L'impatto ha lasciato senza parole le migliaia di persone che affollavano la spiaggia. È stata una scena agghiacciante. Il caccia, dopo aver eseguito diversi esercizi, è caduto in acqua a poche centinaia di metri da noi. Abbiamo avuto paura, è il racconto di un testimone, Gianluca Pernisco. L'impatto è stato violento e non abbiamo visto alcun seggiolino essere espulso dall'abitacolo. Il caccia, spiega un altro spettatore, si è schiantato in mare come se il motore avesse perso potenza. È stato terribile. Si spera che il recupero della scatola nera dell'aereo possa fare luce sulle cause della tragedia. Nel tardo pomeriggio di domenica è stato prelevato il corpo ed è stata subito nominata una commissione d'inchiesta. Un incidente che ha scioccato anche l'ambiente militare. Orlandi era un pilota molto esperto, con due lauree e migliaia di ore di volo sui caccia. Attualmente era in servizio al reparto di sperimentazione di pratica di mare.